qui a Radio Base con i protagonisti di Anni da Cane. Abbiamo Fabio Mollo, Aurora Giulinazzo e Marta Loseto. Ragazzi, avete raccontato l'importanza di cogliere il momento, di vivere appieno l'esistenza. Allora, chi inizia a parlare di voi? Chi mi vuole raccontare? Eccolo qua. Chi? Decidete. Le protagoniste. Se volete posso parlare di Stella. Esatto. Parlaci di Stella. Allora, sì. Okay. Stella, come appunto ho detto prima, è un personaggio molto goffo, e molto stressato e diverso magari dagli altri. Vive la vita in maniera diversa rispetto ai suoi coetanei, già che pensa di avere 112 anni, o forse ce li ha, lascio di più. Può, appunto, esce un po' fuori dal normale, dalla normale vita adolescenziale di una ragazza o di un ragazzo. In più, appunto, vive dei forti disagi sociali, soprattutto a scuola, e a casa, con la famiglia. Si sente sempre anomala e lei cerca di inserirsi, infatti, appunto, con la lista che fa, con questa lista di obiettivi, nel contesto sociale che, appunto, immerge i suoi coetanei, i suoi amici anche. Quindi questa lista, ci sono degli obiettivi particolari che lei vuole a tutti i costi raggiungere, proprio perché vuole inserirsi in questo mondo che lei reputa normale, ma che in realtà non le appartiene per niente. Però perché non le appartiene? Perché deve per forza raggiungere un qualcosa che non fa parte di Stella? Perché appunto magari noi ragazzi dobbiamo per forza dividere tra la ragazza figa che veste bene, la ragazza invece che veste un po' più comoda. Quindi abbiamo queste differenze sociali che a Stella la mettono un po' in ginocchio, la mettono un po' a disagio. Ma vogliamo ascoltare anche Fabio, vogliamo ascoltare anche il regista? Certo. Allora, com'è stato lavorare con queste due ragazze? È stato meraviglioso, anche perché forse la cosa, ci sono tante cose di cui vado fiero di questo film, ma il cast ha un posto speciale nel mio cuore, perché è un cast giovanissimo, un cast in alcuni casi di debuttanti, come appunto anche Marta, ed è un cast su cui abbiamo lavorato tanto assieme, abbiamo fatto delle prove, siamo stati assieme settimane, giorni interi, ed è un cast con cui abbiamo cercato, registicamente, ma anche Amazon o Notorious, e anche partendo dalla scrittura, di rispecchiare un po' questa generazione, una generazione molto colorata, molto inclusiva, molto ricca di emozioni, e quindi poter lavorare con membri del cast che appartengono proprio a quella generazione e che si sono buttati in questo film in un modo molto sincero, molto non solo per un attore, già un attore adulto è difficile esporsi così tanto emotivamente a un film, figuriamoci per degli attori così giovani. E quindi sono stati estremamente generosi e sinceri nella loro performance. E allora io un'ultima domanda voglio farla a Marta. Tu sei un influencer oltre che attrice, quanto è importante essere qui a Giffoni, quindi è poter parlare direttamente con i ragazzi, non attraverso un social? Ma allora, per me è un'emozione gigantesca, anche perché amo quello che faccio all'interno del social, però diciamo che il mondo del cinema era un po' un mondo che tenevo per me e che mai avevo appunto immaginato di poter realizzare. È un'emozione unica, in realtà avrei sempre sognato di essere qui e oggi sono qui, quindi non c'è altro, cioè in realtà più che dire che sono felicissima non c'è molto altro.